Io a casa da sola non so che fare, mi annoio, mi deprimo. Mia cara, ti comunico che è finita. Anche tu? Finalmente ho preso la grande decisione. L'ho mandato a farsi fottere. Tua moglie? Sempre tua moglie? Anch'io ho lasciato Mauro. Non mi dire che... Già. E ora come farai? E tu come farai? Ma voglio dire, per te la cosa è piuttosto seria. Perché per te non lo è? Sì, ma nel caso tuo c'è di mezzo la sopravvivenza. Grande amore, non ci lasceremo mai. Sarò per sempre tuo. E allora? Sto vivendo un momento di confusione. Tu? Ma come? Io Sergio, l'ha detto Sergio. Vuoi dire che tra voi due? Solo un sentimento, un affetto. Io non potevo fare a meno di lui e lui di me. Un amore platonico? Non so come se la spiegasse Platone, ma per esempio, ecco, è una cosa che ho messo in chiaro fin dall'inizio. Sergio, finché non sarò pronto... Non hai avuto esperienze con altri? Certo che no, in tal caso l'avrei fatto anche con lui. Sei vergine! Non dire quella parola, mi viene... Ai nostri perduti amanti. Ho paura di averlo già ritrovato. Danilo... A volte il sentimento non basta. La signorina Barbara Ferrier. Scusi, lei? Al secolo Marianna Caradozzi di Bassano del Grappa. Chi è lei? E soprattutto, che cosa vuole? E questo è il ganso. Come si permette? Ah, ho capito. Il fesso padre e voi due ve la godete. Dunque, vista la precarietà di questo rapporto, oggi ti lascio, domani ti riprendo, si potrebbe arrivare ad una rottura definitiva, il che potrebbe apparire auspicabile, ma datosi che il mio voto consorte perennemente in calore. In ogni caso, sto per abbandonare questo cesso di appartamento. Mi ascolti. Dà degli ordini. Manca solo il notaio. Non crede di esagerare. Prima ascolti la mia proposta, giudicherà dopo. Non c'è niente da giudicare. Abbia la bontà di ascoltare la mia proposta, per favore. Vede, cara signora, tra me e suo marito è tutto finito! Ma non diciamo assurdità! Ricomincerete subito, lo so! Sta male? Oh. Che cambia l'acqua? Io credo di esserci già finita nella spazzatura. Bravo, bravo. No. Non buttiamola sul melodramma, per favore. Era diverso. Davvero? Ma sì. C'era il sapore dell'avventura. Mentre adesso la moglie consenziente, addirittura con un contratto firmato di straordinari pagati, capite? È oltremodo avvilente. Le sue sono solo poetiche pudicizie. La vita in fondo è molto semplice. Lei ha qualcosa da vendere? Ma insomma... Mi riferisco al suo tempo, che io voglio comprare. Su, da persone civili, stendiamo i termini dell'accordo. Si rende conto che è una follia? Follia? In ogni caso io non ci sto. E poi dicono della disoccupazione. Ma che c'entra? C'entra il lavoro, ragazzi, basta inventarselo. E soprattutto bisogna saper sfruttare le proprie... peculiarità. Lei ha una strana visione della vita. Strana? Realistica, direi. Sicuro che
Sicurissimo. Un vero peccato, sa? A me va bene così. Se la portiamo su dovremmo uscire noi. No, non preoccuparti, lascio tutto qui. Appartiene a lui. E io non voglio niente di suo. Bene, se portiamo soltanto la tua roba, diciamo, diventa tutto più... Cosa c'è di tuo? Niente. E allora spogliati e vieni su. Deve essere da qualche parte il fatto che non riesco ad affrontare fino in fondo la vita. È per questo che anche io a volte mi sento così fragile. Non dirlo a me, fluttuante come un fruscello spazzato via dal vento. Ma dove tieni fuori frasi simili? Non lo so, mi vengono così. Danilo, ma che diavolo ci manca? Non lo so. Perché non troviamo il nostro assetto in questa cavolo di vita? Forse l'abbiamo già trovato. Vuoi dire che siamo come siamo? Sa. Tutta la vita così. L'abbiamo fatto fino. Ah, sì. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Forse non dovrei. E chi te l'ha detto? Che cosa dovrei fare? Lasciarti andare!